Ciao a tutti! Come vi avevo anticipato nel video precedente, oggi vi mostrerò come fissare un'applicazione nell'angolo tra due sfilature. Bisogna dire che questo non è il metodo classico di rifinitura degli angoli, perché solitamente bisogna rifinirli con ago e filato, quindi creare un fiore, un ragnetto da zero. Però io ho sperimentato questa nuova tecnica, mi è piaciuto il risultato e quindi ho deciso di mostrarlo anche a voi. Come potete vedere, ho realizzato un piccolo fiorellino a chiacchierino, però potete realizzarlo anche ad uncinetto. L'importante è utilizzare un filato molto sottile, quindi un cotone sottile in modo da non appesantire il lavoro, e creare 5 pippiolini che ci serviranno proprio per fissare il fiorellino al tessuto, quindi faranno da aggancio. Come prima cosa vado a mettere il tessuto sul telaio, poi fisso il filato sul retro del lavoro ed esco sul davanti, all'interno dell'angolo. Dopodiché vado a prendere il mio fiorellino e inserisco l'ago nel pippiolino in basso a destra. In questo modo lo tiro. Cerco di posizionarlo. Ecco qua. Una volta posizionato il fiorellino, non faccio altro che infilare l'ago nella rifinitura che ho realizzato prima e quindi esco sul dietro del lavoro. Per fissare meglio il fiorellino nel primo gancetto, vado ad inserire nuovamente l'ago nello stesso pippiolino dal retro del lavoro, quindi esco sul davanti, tiro il filato e lo inserisco nuovamente nella rifinitura. Quindi facciamo due volte lo stesso passaggio, appunto proprio per fissare bene il fiorellino. Dopodiché vado sul retro del lavoro. Sul retro del lavoro vado ad infilare l'ago con il filato nella rifinitura che ho fatto dell'angolo, in questo modo, prendendo qualche filo per volta. In modo da portarmi con l'ago il filato dall'altra parte dell'angolo senza mostrare appunto questo passaggio per renderlo invisibile. Ecco qua, giunta dall'altra parte dell'angolo, torno nuovamente sul diritto del lavoro. Sul diritto del lavoro andiamo ad effettuare sempre la stessa operazione, però nell'angolo opposto. Quindi infiliamo il filato, inseriamo l'ago e il filato nel pippiolino del fiore. Inseriamo nuovamente nel tessuto, facciamo il passaggio due volte. Andiamo nuovamente sul retro e portiamo il filato e l'ago da quest'angolo a questo.
Una volta fissati tutti e cinque i pippiolini del nostro fiore, il risultato finale è questo. Scusate per i continui tremolii, ma non è affatto semplice riprendere il lavoro realizzato su un telaio. Spero che questa tecnica vi sia piaciuta, fatemi sapere nei commenti. Io ho fatto sia questa versione piccolina che una versione leggermente più in grande. Vi saluto e al prossimo tutorial!